Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video in collaborazione con la Raffaello Editori. Vi facciamo vedere qualcuno dei contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro Spazio Arte. Metto il link per acquistarlo in descrizione, qualora foste incuriositi da questo magnifico testo di cui ho curato moltissimi contenuti digitali. Ciao, io sono Ombretta e oggi sono qui per approfondire insieme a te il capitolo che parla dei graffiti. Come dice la parola stessa, i graffiti sono graffiati e sono tutte quelle espressioni figurative ed artistiche, tutti quei disegni, se vogliamo semplificare, graffiati su una parete, su una pietra, su un qualcosa di duro, di roccioso. Ci sono dei graffiti alternativi che vengono fatti su supporti non troppo idonei, ma di quelli è meglio non parlare. Parliamo invece dei graffiti come opere d'arte. Sin dalla preistoria l'uomo ha cercato di comunicare attraverso il disegno e attraverso il segno, e meglio del graffito nulla poteva esserci all'epoca. Attraverso l'utilizzo di una pietra dura si andava ad incidere su una pietra un po' più morbida, per esempio come nelle caverne della Daura, in cui appunto si lasciavano questi disegni che risalgono alla fine del periodo paleolitico, quindi si va su nella storia sino alla preistoria. Da sempre quindi l'uomo ha graffiato superfici per lasciare incisi dei segni che parlassero di sé. Per incidere si utilizza qualunque cosa, dai bulini a dei chiodi, alle lamette, a dei pennini, a qualunque strumento che abbia una punta e che riesca a scalfire il supporto su cui si vuole andare a creare il graffito. Sin quindi dalla preistoria, poi l'antica Grecia, tutti hanno utilizzato il graffito come elemento di espressione, proprio perché era durevole. Nulla, una volta inciso, poteva cancellare quel segno. Oggi come oggi ci sono delle forme artistiche di graffito molto belle, possono essere fatte su differenti supporti e oggi come oggi si può anche fare sulla carta attraverso l'immissione dei colori a cera, che poi vengono ricoperti o sempre da una cera scura o da un inchiostro di china, che poi viene grattato via, e da questo graffiare esce fuori la molteplicità dei toni che abbiamo messo nel substrato del foglio a dare vita a un disegno via via sempre più bello. Potrete provarlo questo molto facilmente. In questo caso, per graffiare via la cera dal foglio si usa un semplice chiodino o un semplice bulino. Un bulino è un attrezzo con un manico in legno che funge da impugnatura come quello di una penna, e una punta in metallo che serve appunto per grattare via quello che vogliamo graffiare. Ma bellissimo anche è il graffito su cotto. Infatti possono essere fatti dei graffiti tono su tono sulle mattonelle di cotto grezze, per esempio, o sul cotto, e questo è un graffito che veniva fatto sin dall'antichità, dando due diverse tonalità di cotto, chiaro e scuro, che sono molto belle a vedersi, oppure rilasciando un colore sul cotto che poi gratteremo via attraverso un chiodo o un bulino. Quindi, parlando dei supporti, abbiamo detto che il supporto principale è la pietra, dopodiché possono essere usati anche altri succedanei come per esempio il gesso, le colature di gesso che potremmo graffiare, o il cotto, quindi l'argilla cotta può essere uno strumento facilmente graffiabile, e oggi come oggi anche la carta e il cartoncino attraverso l'immissione della tecnica pittorica del graffito fatta con i colori a cera. Bene, divertiti a sperimentare i graffiti, sono una forma di arte molto particolare e molto estemporanea, perché il graffito non può essere corretto, è un gesto che si dà una volta e non si può tornare indietro, bisogna essere decisi ma anche un po' approssimativi, perché graffiare non è come disegnare, ci vuole una forza che deforma un po' il tratto, e proprio in quella sta la bellezza della tecnica pittorica, che rimane così rustica, rupestre e nello stesso tempo bella e durevole nel tempo. Sperimentate questa tecnica in tutte le sue declinazioni e soprattutto esercitatevi a graffiare. Prima di andare via voglio darvi qualche suggerimento per mantenere al meglio le vostre
punte. Quando utilizzate un chiodino o quando utilizzate una punta di un bulino, poi con un po' di petrolio e una pietra per affilatura rifilate sempre la punta del vostro strumento. Questo farà sì che il vostro strumento sarà sempre pronto e graffiante al punto giusto per portare a termine le vostre opere nel modo migliore. Bene, non mi rimane che darvi appuntamento al prossimo capitolo.